Ti farò una sega sulle vecchie e strisce come il culo. Come il culo, come il tuo culo. Oh yeah, baby. Oh, no! Come cazzo hai vinto? Che bucio che c'ho, che bucio. Che bucio di culo, oh, affanculo. Oh. Che culo. I guess I am going to kill myself. Posso non Oh cazzo, infutenimi il culo. Let me see. YOLO. Oh, aspetta, che è uno. Oh così. Mio Dio! No, tranne me. Perché no? Ho sbagliato. New best. Esploso tutto. In teoria dovrei pulirlo il PC. C'è ancora la cenere di quell'incendio. Cosa, scusa? Non so se forse lo sapevi, ma ad agosto sono quasi morto in un incendio. Che cazzo hai fatto? No, non l'ho fatto. La fai, eh? Allora, sì, la fa grossa. Praticamente, sono stato una coppia di bambini hanno acceso dei fiammiferi e li hanno lanciati in cortile giusto per giocare. No, il problema è che hanno dato fuoco a un condizionatore d'aria vecchio. Quindi cosa succede? Cristo. Prende fuoco il condizionatore d'aria. Noi, essendo esattamente sopra il condizionatore d'aria, tutto il fumo e la cenere ce la siamo beccata noi. Quindi cosa succede? Che io ho dovuto ho spostato gli animali in balcone, se no morivano. E poi cerco di aprire, sento gli altri che avvertono dell'incendio. Cosa faccio? Apro la porta. Vedo un muro di fumo nero che mi entra in faccia. Ero tipo, cambio di piani, chiudo la porta e praticamente aspetto che arrivano i pompieri. I pompieri arrivano, due camionette e due volanti della polizia. Io ero in balcone a tossire fumo perché ero ovunque. E indico ai pompieri dove era l'incendio. Il capitano dei pompieri mi guarda, avverte gli altri, vanno dentro a spegnere l'incendio. E praticamente non trovavamo più il gatto noi, perché si era nascosto dietro il mio computer. Lo abbiamo trovato, poi tutto a posto. Però sono sceso fuori per strada a ora di pranzo in ciabatte. E c'era tipo tutte. C'era. È arrivato anche un giornalista a farmi l'intervista. Poi sono dovuto andare in questura, Frostex, i giorni a dopo. A denunciare i neri. Ho dovuto fare la deposizione. Praticamente, Frostex, i pompieri avevano visto che l'incendio era dietro un negozio. Quindi cosa fanno i pompieri? Segano la serranda, perché il proprietario era in vacanza in Calabria. Io li ho visti segare la serranda, sfondarla a calci ed entrare. No, sto povero stronzo. Ok, ma è che la serranda era vuota, era aperta tutta la notte così. Quindi la polizia ha messo delle guardie giurate. Ah, lì per forza. Il massimo che potevano fare, credo. È stata una roba che mi ha fatto dire: ok, sono sopravvissuto a tutti gli elementi della natura. Perché però c'è anche un'altra storia. C'è anche stato un allagamento nel mio appartamento. Ma che cazzo è? C'è anche stato un terremoto nel mio appartamento. Incendio, allagamento. Il fuoco, l'acqua, la terra. È sceso Gesù. L'aria. Io sono l'ultimo airbender di Torino. Adesso va a ritornare. No, c'è anche stata una tromba d'aria che ha preso l'intero palazzo. Appunto, l'aria. Mi ricordo la tromba d'aria. Era stato 10 anni fa. Praticamente c'era un vento così forte che vedevo il vento girare attorno al palazzo e spingeva le finestre. Sarà stati 15 anni fa, anche meno forse. E praticamente era avvenuto un idraulico a casa nostra. Il problema è che quando l'idraulico deve venire a lavorare, solitamente il proprietario, l'amministratore di condominio, deve staccarla l'acqua. Perché non ha staccato l'acqua. Non hanno staccato l'acqua. Quindi cosa succede? Che il tubo che dovevano riparare era nella mia camera da letto. No. Quindi oh Gesù. Quindi
io vedo, sento che viene sprizzato acqua a velocità altissima. Merda. Vedo che l'idraulico cerca di fermarlo con la mano, capisce che non funziona. Quindi noi agiamo di impulso e mettiamo le lenzuola sul pavimento per asciugare. E quindi c'era il cane ancora a quei tempi. Ora è morto. Io sono scivolato e ho dato una testata al cane. Cosa? Cosa? Sei scivolato, eh? Ha tirato una testata al cane. Sì. No. Io avrò avuto 8 anni, avrò avuto. Ah. Povero cane. Non è colpa mia se allaga l'appartamento. Che cazzo devo fare? Vabbè, succede, dai. Vabbè, ci disp. Passati altri tipo 8 anni fa. Ed era, stava piovendo di rotto, c'erano un casino di fulmini molto vicini. No, raga, ma che cazzo. E un fulmine in particolare ha colpito l'antenna e ha spento tutto il condominio. Fuori di casa, infusente. You should kill yourself. Qualcuno fa buco di nulla, so. Good day to you. Lo faccio faggot. Io! La faccio anch'io!